Ciao a tutti, bentornati nel mio canale. Oggi sarà una puntata ricca, nel senso che ho fatto parecchi lavori, sia di cotone che di lana, e lo so già che state adocchiando quello che c'è alle mie spalle, sono diciamo gli ultimi lavori, e quindi partiamo da questo. Allora, nell'altra puntata, di un mese fa circa, e vi avevo fatto vedere quella maglietta in cotone di due colori, quella bluette, viola e verde. Bene, l'ho finita e quindi ve la faccio vedere adesso. Eccola qua, piegata, vabbè. L'ho finita così, facendo, diciamo, la lavorazione sopra traforato, in mezzo tutto così. Punto pieno a maglia e il bordo, le maniche le ho fatte uguali, con un po' di traforato solo al centro della manichina, semplice così perché è un cotone molto molto leggero, fine, che preferivo fare solo il traforato dalla parte alta e sotto, diciamo, al centro rimanere così. Bene, e questa è una. E poi ne ho fatto un'altra color corda, così, sempre lavorazione top down manica raglan, e con un disegno così semplice, traforo semplice a forma di, non so, di freccia, di a punta, e tra una, diciamo, riga e l'altra ho fatto un giro di a maglia rovescio. E sopra, siccome l'avevo fatto con questa apertura e non volevo mettere un bottone o che cosa, cioè non rimaneva chiuso senza niente, cioè si lasciava andare. Alla fine ho fatto un giro di maglia bassa e un giro con i piolini, così per farla un po' più rifinita. E quando sono arrivata qui sul davanti, sono andata nell'altra punta, diciamo, che era ancora aperto. E l'ho chiuso, così rimane chiuso e mi viene bene. Tanto quando arriverà il primo freschetto, vi assicuro, scusate, che oggi fa un caldo e diciamo non si può ancora indossare. Ho fatto la mia manica lunga e il dietro, non ve l'ho fatto vedere, il dietro è così. E anche questa è fatta. Ma non è tutto. Tra luglio e agosto, invece di andare in vacanza, mi sono dilettata con la lana. Mai più lo farò perché era una cosa impossibile. E ho fatto tre cappellini che sono veramente molto molto carini. Questo modello, che è pieno di pelucchi dell'altro, che è così punto tessuto, cioè si chiama punto tessuto perché è lavorato, questo è maglia, mezza maglia alta, è lavorato in costa, cioè prendendo la mezza asolina di dietro in modo che rimane in rilievo la mezza asolina davanti, tutta così. Questi modelli li trovate su YouTube da Alex Crochet, che è molto brava e mi sono piaciuti, ma mai avrei pensato di indossare cappelli in vita mia, non li ho mai indossati. Comunque, come modello viene molto molto carino. Quest'anno mi sono veramente sbizzarrita. Poi ho messo, ho applicato, che poi non so se la userò, questo fiore fatto con spilla. Cioè, comprando solo i fondi, io li ho trovati al mercato,
il fondo, poi una volta fatto il fiore ci si mette un po' di colla a caldo e zacchete, rimane lì, così. E questo si può applicare anche dove volete, su uno scialle, su una sciarpa, dove si vuole. Per il momento la lascio qui. E allora questo è uno è nero. Ah, poi ho fatto anche il bordino, ci ho messo, diciamo, cordoncino fatto sempre con la lana, con le catenelle. Basta fare delle catenelle lungo tutto il giro e poi l'ho chiuso così, facendo dei nodini, per farlo rimanere fermo, però nel frattempo ho dato dei piccoli punti con del filo da cucito normale per non farlo muovere, così almeno lo posso abbinare con qualcosa di grigio, nero, grigio. E questo è uno. Poi ne ho fatto un altro, diciamo dello stesso modello, di questo colore, color corda, ma non mi bastava 100 grammi, perché sarà sui 120-130 grammi, dipende dalla grossezza della lana, perché più è grossa più ne mangia, diciamo, come filato. E anche questo è stato fatto lo stesso, stessa lavorazione, punto tessuto, sempre da Alex Crochet. E ho fatto la stessa cosa qui, mettendo questo giro di catenelle, e gli ho lasciato un nodino. E due, sempre quando faceva il gran caldo. E questo. Poi abbiamo anche questo, che non è dello stesso, non è stato fatto uguale dello stesso punto. Questo c'ha proprio tutta un'altra lavorazione, che poi si inizia col punto basso facendo il sopra così e poi inizia la lavorazione, che non è altro che facendo un punto basso e due maglie alte nello stesso foro. E così, andando avanti, viene fuori un po' tipo trasversale, molto carino anche questo. Sempre da Alex Crochet. Ah, non vi ho detto che questi qua, gli altri due, li ho rifiniti col punto gambero. Infatti, come rifinizione, diciamo, rifinisce bene, e vi assicuro che quest'inverno farò la mia figura indossandoli con qualcosa che si abbina. Sicuramente faccio vedere, certo, indossandola adesso con questo caldo, fa ancora caldo, non è così. Quindi sono molto molto carini, a me piacciono, e non è detto che non ne faccia ancora, però magari troverò qualche altro modello, perché poi se li faccio tutti uguali, mi sembrano di indossare sempre lo stesso cappello. Ditemi cosa ne pensate. Se vi piacciono, se li volete fare anche voi, Alex Crochet su YouTube. E poi cosa abbiamo? Vi avevo fatto vedere l'altra volta gli scialli che avevo fatto ai ferri, che sono di Donatella Saleri, e sono quelli. Uno era nero a rombi, così. Poi bluette, così, bluette così, ma ce n'è un altro in corso. C'ho troppa roba iniziata e quindi l'ho iniziato così, ne sto facendo un altro. Questo è molto molto più sottile, sembra una nuvola, morbidissimo. E non ho ancora iniziato, diciamo, il pizzo dei rombi, perché devo arrivare prima. Sono ancora sugli aumenti laterali per arrivare a 208 maglie sul ferro per poterlo iniziare. E questo lo sto facendo con questi due. Allora, questo ciclamino non è lana, però è a due fili, ma è molto sottile. Molto molto, sembra uno ma sono due, e ha due fili, ma è cotone.
Perché dico così? Perché avevo fatto una giacchina in pizzo molto bella con la manica tre quarti e insomma quando non fa tanto, tanto caldo che una la vuole indossare un po' di freschino, ma vi assicuro che tiene calda, cioè è calda, io non riesco a indossarla neanche. E allora ho pensato che che ne ho ancora una rocca di questo qua, lo devo mettere in due. Cotone, ho unito un filo di questo qua di soffio di Kid Mohair, terrà caldissima lo stesso, sono sicura perché sarà così. Poi di lavori in corso, anzi no, vi faccio vedere prima questo scialle, sempre di Donatella Saleri, che sarebbe quello a pagamento, quindi non posso farvi vedere lo schema. Come dicevo l'altra volta, però l'ho finito. Guardate, è diverso, però è molto bello. E non l'ho fatto tanto ampio, potevo ancora andare avanti con, diciamo, col pizzo, ma ho lasciato così in modo che non venga talmente largo, diciamo che lo userò come sciarpa. Ecco, come sciarpa questa qui. Verrà bene perché poi facendo così non viene tanto grande, rimane così e si vede anche un po' il pizzo, un po' tutto. Caldo. Questa qui è lana. Ecco qua. Come ultima cosa ho lasciato questo poncio. Anzi, no, non è l'ultima cosa. Ne manca ancora una, aspettate. Questo poncio qui, io l'ho già fatto perché dovevo fare il video tutorial della mattonella, perché si fanno prima 8 mattonelle, si uniscono e poi si inizia il lavoro tutto al giro. Se vi interessa, se vi piace, lo trovate già sul mio canale, perché ho fatto il video tutorial e quindi, perché l'ho messo, sul mio gruppo. Su Facebook, mi sembra di avervelo già detto, e si chiama Benvenuti nel fatto a mano di Gloria e Rossella, che sono io, e quindi lo stiamo facendo come evento, e vendo poncio all'uncinetto perché ci sono le uncinettine e ci sono quelle che le piace lavorare a maglia. Quindi abbiamo questo qui in corso e un altro poncio fatto ai ferri circolari, che l'ho iniziato pure io. E che vi faccio vedere. Eccolo qua. Sono ancora all'inizio. Allora, abbiamo scelto il modello con il collo alto che si gira. Prima si fa il collo e poi si inizia la lavorazione sotto. La lavorazione sotto è compresa con due trecce laterali davanti e dietro e al centro c'è un disegno un po' traforato che vi faccio vedere. Guardate, questo è il centro. E la treccia rimane di lato. Questa, siccome sono ancora all'inizio, questa si allargherà ancora perché cadrà sulla spalla, fa da diciamo manica, ma non lo è. Sulla spalla si arriverà a un certo punto, penso sui 35 centimetri come lunghezza. Poi verrà diviso, metà punti davanti e metà dietro si lavoreranno separatamente perché verranno gli spacchi ai lati. Diciamo che è un poncio mantella, ecco. E siccome è un modello che mi piaceva, che è nuovo per me, abbiamo scelto di fare questo. È piaciuto molto, così abbiamo due eventi in corso, uncinetto, maglia. E mi sembra che per oggi ne
Ne ho abbastanza, ma ce n'è ancora uno. Ce n'è ancora uno in corso. Dunque, cotone. Cotone è un po', diciamo, più grosso del normale, che lo sto lavorando con i ferri numero 4. E niente, volevo fare, per non fare unico colore, sto unendo tre colori. Tre colori. Verrà un po' così. Un po' così. Allora, questo è il sopra che devo ancora decidere se fare o un giro a punto gambero oppure fare dei fiorellini e applicarli, tipo applicarli intorno da fare da giro, insomma. E magari riprendere i colori della maglia. Qui dove vedete questo color corda in mezzo ho fatto una lavorazione come quello di sopra colore verde, guardate un po'. E adesso non so, poi conterò quanto ne manca ancora da fare, rifarò la fascia marrone così. E dopo di questo dovrò riprendere col verde. Così. Farò uguale anche le maniche. Questa qui verrà bene come l'altra, appena penso farà un po' più di freschino da poterla indossare. È un bel cotone, a me è piaciuto molto. E questo è tutto. Quindi non mi resta adesso che proseguire con tutti questi bei lavori, e diciamo che ce n'è un bel po'. E se vi sono piaciuti, me lo fate sapere. Se vi interessa qualcosa che vi piace fare, vi darò le indicazioni. E per le maglie, quelle che sto facendo io sono il classico top down ai ferri circolari, che come sapete io ho già fatto un video tutorial e sul mio canale lo trovate, come vi spiego passo passo come iniziare anche per le principianti. L'ho spiegato a modo mio, come l'ho imparato io e come lo so fare. Semplicemente. E niente, ci vediamo alla prossima. Vediamo un po' cosa viene fuori. E vi ringrazio, ringrazio anche le nuove iscritte che dall'ultima volta ne sono entrate un bel po'. Vi ringrazio tantissimo, vi saluto, un bacio a tutte. Ciao.